Ciao ragazzi, qui Redex. Oggi andremo a fare l'analisi del PCB della ASUS TUF Gaming B550 Plus, naturalmente in formato ATX, poiché c'è anche il formato MATX. Parliamo quindi di una scheda madre che al momento su Amazon costa circa 150 euro. È una scelta interessante sui 150 euro, c'è però da dire che al momento c'è una competizione un po' strana, in quanto gli altri marchi non hanno dei prezzi ben definiti sulle loro medio gamma. Infatti, avendo dei prezzi ancora molto variabili, è difficile dire se questa TUF Gaming Plus sia una scelta best buy o meno. Il problema principale è che il VRM di questa scheda madre è pressoché identico a quella della X570 Prime P. In questo caso la Prime P naturalmente non ha più senso di essere acquistata, ma rispetto quindi a confronto di questa B550 che offre comunque bene o male anche più feature, ma riesce comunque a mantenere lo stesso VRM. Passiamo quindi a quelle che sono le feature di questa scheda madre. Come sempre partiamo dall'alto, EPS 12V, 8 pin, basta per l'intera serie di Ryzen, non c'è oltre da parlare per questo connettore, naturalmente utile per andare quindi ad alimentare quella che è la CPU. CPU fan per alimentare ovviamente la ventola della CPU, CPU OPT, ovvero CPU optional che vi permette eventualmente di applicare una seconda ventola o comunque di utilizzare nel caso abbiate un custom loop che utilizza due ventole con due reduttori e così via, una seconda ventola opzionale. RGB standard, quindi con 12 volt red, green e blu, ancora debug LED colorati, in questo caso utile per il troubleshooting, ancora più utile perché si riconosce ancora di più tramite il colore, quello che è il punto in cui si ha problemi, quindi del perché non si arrivi al post, se è dovuto al boot, alla GPU, alla RAM o alla CPU. Ancora 24 pin per l'alimentazione dell'intera scheda madre, buchetto per la termocoppia, per l'azoto liquido in genere si utilizza, ma comunque in generale si può utilizzare un sensore che permette di visionare le temperature in tempo reale. USB 3.0, ovvero 3.2 generazione 1. Qui abbiamo 6 porte SATA, il nostro chipset naturalmente raffreddato passivamente e non con ventola. Ancora front panel sia FP1 e FP2 uniti, quindi utile appunto per andare a premere quelli che sono i pulsanti di accensione, di reset, gli LED per l'hard disk, il buzzer e così via, lo speaker, che sono poi connessi per la maggior parte nel pannello frontale del case, quindi il pulsante di reset, di accensione e così via. Chassis fan, ritroviamo USB 2.0 per il pannello frontale, USB 2.0 per il pannello frontale, un altro chassis fan, TC Sense, quindi un sensore per la termocoppia, per la temperatura, Clearc MOS, utile per andare a resettare quelle che sono le impostazioni del BIOS, nel caso magari di un overclock andato male o comunque di impostazioni, parametri che non permettono quindi di bootare correttamente. Ancora ARGB, quindi RGB addressable con 5V data ground e il pin mancante, RGB standard, quindi quelli non addressable con 12V red, green e blu. Porta seriale per hardware legacy, qui abbiamo anche un COM debug semplicemente per debuggare quella che è la porta seriale. Abbiamo poi il Thunderbolt add-in card per una scheda di espansione per appunto le Thunderbolt 3. Il nostro connettore audio che si connette quindi a un Realtek S1200A. Ritroviamo quindi 3 PCI da 1, un PCI da 16 non rinforzato e un PCI da 16 rinforzato in acciaio. Batteria tampone, ritroviamo lo slot 8K, questo utile naturalmente per andare a mettere un modulo wifi all'interno di questa scheda madre. Ancora, ritroviamo due M2, il primo è un M2 110 di lunghezza massima, 42 di lunghezza minima, ovviamente con PCI 4.0 da parte della CPU, mentre il secondo è un M2 PCI 3.0 con linee da parte del chipset, sempre 110-42. Ancora, qui ritroviamo un altro chassis fan, IO Pump, LSPI TPM, ovvero il Trust Platform Module, il modulo per la sicurezza. Abbiamo già concluso quelle che sono le feature visibili su questa scheda madre, passiamo quindi a quelle del pannello input e output. Ritroviamo USB 3.2 in generazione 2, ovvero l'EX 3.1, sia in formato Type A che in formato Type C. Ancora lo si conosce dal simbolo Super Speed e il 10 vicino. Il pulsante per il BIOS flashback collegato a questa USB 2.0,
quindi laddove dovete mettere la pennetta per fare quindi il BIOS flashback, che vi permette quindi di andare a flashare il BIOS, utile sia per aggiornare il BIOS senza la CPU, ma soprattutto per andare a riparare magari qualche crash, qualche problema del BIOS, qualche bug, qualche brick, qualsiasi problema voi abbiate col BIOS. In genere andare a flashare un BIOS precedente o comunque un BIOS successivo vi permette di risolvere magari le problematiche. Ancora, USB 3.2 di generazione 1, ovvero le X 3.0, ne avremo due qui e due qui. LAN, ritroviamo il Realtek RTL 8125B da 2,5 Gbps, DisplayPort, HDMI, quindi ormai siamo proprio su quelle che sono le uscite video classiche che utilizzano ormai quasi tutti i computer e DisplayPort HDMI. Ancora USB 2.0, 2.0, 3.0, 3.0, uscita ottica e tutte le altre jack audio. Passiamo quindi al VRM di questa B550, andiamo a vedere come è composto. Essenzialmente questo VRM rappresenta il VRM della X570 Prime P, come vi ho già detto, e a 150 € in genere costa circa un 30-40 € in meno della Prime P, quindi significa che è più conveniente. Comunque le feature che abbiamo visto sono sicuramente leggermente di più rispetto a quelle della Prime P. Passando quindi alla divisione di queste fasi, ritroviamo 10 fasi totali, con 8 fasi per il WCore e 2 fasi per il WSOC. Essenzialmente queste fasi, come possiamo immaginare, con il PWM, che è una SP1106GQW, è un 6 fasi configurato in 4 più 2. Questo significa che le 8 fasi non sono ovviamente reali e quello che è il WSOC ha 2 fasi singole. Essenzialmente queste fasi sono quindi divise con una fase con due MOSFETs in parallelo, la seconda fase con due MOSFETs in parallelo, la terza fase è ancora con MOSFETs in parallelo. La quarta zona della fase in realtà non è per il WCore ma per il WSOC. Come vi ho sempre detto, il WSOC si sposta sulla sinistra se abbiamo i condensatori in linea retta. E comunque la conferma di questo fatto, anche della parte che non ci sono doubler, poiché comunque abbiamo un PCB sulla parte posteriore privo di doubler, ci fa capire che queste fasi sono in parallelo. E possedendo anche l'ultima, ovviamente l'ultima fase in parallelo, abbiamo l'ultima fase del WCore, che è la quarta fase. Questo ci fa capire che abbiamo quindi 4 fasi totali in parallelo per questa scheda madre per il WCore, con MOSFETs che sono i VShase X639 da 50 A con high-side, low-side e DR-MOS. Questo significa che abbiamo lo stesso identico VRM della Prime P, e naturalmente l'efficienza è la stessa, a 1.2 volte con 500 kHz di switching frequency. Parliamo per 100 A di 10 watt di calore dissipato per un octa-core di Ryzen come un 3700X. Per un 3900X, quindi un 12 core, parliamo di 150 A con 16 W di calore dissipato. Per 200 A, un 3950X, parliamo di 22 W di calore dissipato. 300 A siamo a 45 W e così via. Essenzialmente, per un 3900X, questo VRM è più che sufficiente. Questi heatsink riusciranno comunque a reggere quella scheda, ma quella determinata CPU. Naturalmente quelli della Prime P sono magari leggermente più grandi rispetto a questi della TUF Gaming Plus, però comunque un 3900X non avrà problemi. Un 3950X su questa scheda madre potrebbe avere un po' di problemi, soprattutto se non c'è un airflow ottimale nel case. Passiamo quindi a quelle che sono le conclusioni di questo WCore. Abbiamo un 4x2 con più due fasi per la parte del WSOC, quindi utile anche per magari un 4700G che uscirà poi, e un'unica fase per quella che è la VDRAM, che non abbiamo ancora visto, che sono appunto composti da un'unica monofase pilotata, quindi la Riktek RT8125D, un monofase, con VShase Hira 14dp sia per high side sia per low side. Ne abbiamo ovviamente due per high side e due per low side in parallelo. In questo caso la VDRAM è abbastanza solida, ma rimane comunque una VDRAM che rispetto alla concorrenza non è allo stesso livello. Infatti, come ho visto con l'overclock della RAM con la Strix E, ho avuto qualche problema per mantenere frequenze un po' più elevate. Essenzialmente la scheda madre è solida, a 150 € penso sia un buon acquisto e credo possa rimanerlo, almeno che ovviamente quelli che sono tutti i competitor non vanno a piazzare le loro medio gamma su una fascia di prezzo di 150 € invece che su una fascia di prezzo di 170 € come è al momento.
Quindi presuppongo che se rimanga così la situazione, naturalmente l'ATUF Gaming Plus sia un buon pick da fare. Nel caso in cui ovviamente gli altri competitor decidono di tagliare i prezzi o comunque di stabilizzare i prezzi sui 150 euro, è naturale che poi l'ATUF Gaming Plus andrà un po' a decrescere rispetto a quello che è il suo valore attuale. Essenzialmente credo di aver detto tutto su questa scheda madre, spero naturalmente di essere stato utile, che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un like, naturalmente scrivete un commento, cercherò sempre di rispondere a tutti. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo naturalmente a un prossimo video su una prossima B550, un saluto, Redex. The truth.